Salve carissimi, io sono Kicio 2011 e siamo tornati oggi qua in un nuovo video per parlare di questo nuovo film che è uscito proprio da pochissimo nelle sale cinematografiche. Stiamo parlando di Diabolik. Diabolik è già stato fatto in passato in fumetto e oggi noi lo andiamo a vedere questo film, come è nato. Allora, innanzitutto vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube se vi piacciono un po' di tante cose come me, di mettere un mi piace per supportarmi, di attivare la campanellina perché naturalmente ci sono nuovi video che io preparo ogni settimana e di andare a condividere il video con degli amici a cui vorrebbero vedere questo film. Allora, vi prego inoltre di iscrivervi al mio secondo canale YouTube con già 2 iscritti, Kicio Drums, se vi piace naturalmente la batteria. E ora iniziamo subitissimo con il video. Allora, questo film nasce in realtà da un fumetto. Perché? Perché naturalmente noi sappiamo che Diabolik è un'icona che gira nell'oscurità. La cosa particolare che ho notato è che è vestito di nero. E secondo me lo fa per nascondersi nell'oscurità della notte. Allora, il personaggio diabolico, di nome Diabolik, nasce da Angela e Luciana Guissani, due sorelle che un giorno decidono di inventare questo fumetto a scopo di intrattenimento. Perché? Perché tanto tempo fa, io ad esempio abito in un piccolo paesino, che è piccolo, forse 60.000 abitanti, non lo so, quindi non voglio sparare cavolate. Comunque, si andava a lavorare nelle grandi città, Milano, Torino, Cuneo, eccetera, eccetera. E quindi c'era un lunghissimo viaggio in treno. Non è che c'era il telefonino, ti ascoltavi Radio DJ o il podcast copertina di Matteo Bianchi. Cioè, era un qualcosa di un dei pochi. Cioè, non è che ti andavi lì ad ascoltare il podcast di cucina o di Benedetta Rossi, ok? Quindi, e servivano questi fumetti come intrattenimento. Perché come intrattenimento? Perché erano piccoli, non erano un libro da 360 pagine, era una roba piccola, cioè un fumetto della Marvel o della DC avrà proprio contate di numero 30-40 pagine, con un disegno grosso come un palazzo e una scritta grossa come una formica, cioè, quindi è stato anche inventato a questo scopo. Diabolik è un'identità, perché? Perché io potrei dire che mi chiamo veramente Kicio e di cognome 2011, è un'identità. Io in realtà mi chiamo Tommaso, per chi non lo sapesse. Allora, la vera identità di Diabolik è Walter Dorian. Questo individuo non fa mai vedere il suo volto, usa delle maschere, ok? Facciamo un esempio, proprio una scena del film. Il colonnello Ginko, l'ispettore Ginko, decide di prendere un caffè con Lady Kent. Parlano di un anello che lei ha in realtà nascosto. Ha due anelli, uno finto e uno vero. Quello vero l'ha nascosto in giro per il mondo e quello finto lo tiene in una cassaforte, aspettando il primo rimbambito che entra e dice: un anello, poi va dall'orefice ed è falso. Quindi, sotto quella maschera c'è proprio Diabolik che ascolta le parole dette da Lady Kent e decide subito di però andare a controllare. Perché magari Lady Kent, perché poi dopo Diabolik dice, Diabolik potrebbe essere chiunque,
l'uomo che è appena entrato, il signore che legge il giornale, oppure l'anziano che beve il tè. E lui dice, magari ha capito che io sono Diabolik. Ok? E quindi, comunque. È ambientato a Clairville. Che cos'è Clairville? È uno stato che... fittizio, ideato dalle fumettiste milanesi, che dove opera Diabolik, dove Diabolik compie i suoi malefici atti. Però oramai lì è conosciuto e quindi deve andare in una città dove nessuno, o perlomeno se ha 1000 abitanti, 10 conoscono Diabolik e non tutti. Quindi va a Genf, ok? Anche questo è uno stato fittizio, ideato sempre dalle fumettiste milanesi. Dalle fumettiste milanesi Guissani. Io non so mai se leggo bene sto nome. Sono esercitato, ma magari lo leggerò. Chi lo sa? Ad ogni modo, Diabolik... Diabolik, appunto... si fa un'amicizia con Lady Kent e diventa anche lei una da brava signora, diventa malvagia. Più che malvagia, diventa complice di Diabolik. Ok? C'è anche un altro personaggio a parte Ginko, l'ispettore. L'ispettore Ginko. Walter Dorian, chiamato Diabolik. E Eva Kent, ok? Però c'è un altro personaggio che noi non dobbiamo sottovalutare. Ok, perché? Allora, questo... conosciamo questi tre personaggi. Un altro personaggio si chiama Giorgio Caron. È innamorato, pazzo, perduto, non sa più dove guardare, di Eva Kent. Naturalmente Eva non lo ama e così decide con Diabolik di iniettargli un siero che quando il presunto Diabolik travestito fosse andato sotto la ghigliottina non sarebbe stato Diabolik. Intelligente. Comunque Diabolik ha ragionato molto su queste cose. E io voglio anche parlarvi di questa colonna sonora. La colonna sonora è stata fatta da Pivio e Aldo De Calzi, storici collaboratori dei Manetti Bros, che sono i registi e produttori del film Diabolik. Mentre il signor Agnelli ha creato le due canzoni, La profondità degli abissi, pubblicato il 2 dicembre, e Pam Pum Pam. Quindi Manuel Agnelli ha fatto questa colonna sonora. Ok? Il video di oggi termina qui. E se vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e ditemi se per caso avete dei fumetti di Diabolik. Se non li volete più, potete anche vendermeli. Ok? Basta che mi scrivete qualcosa nei commenti. Ciao a tutti, ragazzi!